Siamo al telefono con il consigliere regionale della Lega Nord, Roberto Anelli, quindi in regione si prospettano risorse per le varianti della Valle Seriana. Ci può spiegare meglio? Allora, noi abbiamo presentato come gruppo Lega un ordine del giorno dove ovviamente tutti i consiglieri hanno inserito alcune opere pubbliche che ritengono di interesse per il territorio. Ecco, le opere pubbliche che io mi sono permesso di inserire è questa ormai famosa e annosa variante di Cerete, perché è sicuramente un'opera pubblica molto sentita, e quindi io ho chiesto proprio un finanziamento per non la progettazione, che a quanto mi sembra di ricordare c'è già, ma proprio per la realizzazione. E l'altra opera pubblica che mi sono sentito di inserire è quella di un progetto preliminare per quella che è la variante Ponte Nossa Clusone. Attenzione, detto questo non vuol dire che se riusciamo a portare a casa dei soldi, queste siano le due opere pubbliche e non si possa fare delle alternative, perché per esempio mi sembra di capire che su Ponte Nossa sia più urgente la rotatoria. Per cui noi le abbiamo inserite. Speriamo che si trovino queste risorse necessarie, e mi auguro che qualcosa all'interno di quel famoso patto per la Lombardia si possa a tirar fuori, e queste sono, diciamo, quelle che erano le richieste che più mi sentivo di portare, perché erano le richieste che il territorio della Valle Seriana mi aveva chiesto. Quindi si parla di risorse per la realizzazione della variante di Cerete e per la progettazione di quella tra Clusone e Ponte Nossa. Ma possiamo già quantificarle queste risorse? No, allora quantificarle più di tanto no, nel senso che bisognerà capire, e questo ci riserviamo di capirlo a gennaio, quali sono i margini di disponibilità all'interno di questo patto della Lombardia, perché non dimentichiamo che all'interno di questo patto della Lombardia ci sono circa 80 milioni per opere pubbliche, ma di cui buona parte di questi 80 milioni sono già stati destinati. Dobbiamo confrontarci appunto con l'assessore Garavaglia per capire quali possono essere. È ovvio che mi sembrava di ricordare che la variante Cerete costasse qualcosa come 4 milioni, 5 milioni di euro, e sulla progettazione di Ponte Nossa Clusone, ammesso e non concesso ovviamente che il territorio sia per il territorio ancora una delle priorità, la progettazione dovrebbe andare intorno ai 350-400 mila euro. Però, come ripeto, se la priorità del territorio non è più la variante Ponte Nossa Clusone, ma è la rotatoria, punteremo sul discorso della rotatoria.